Federico e Riccardo, figlia di Granara, annullata questa ultima prova in programma domenica. Secondo posto per voi a questa Coppa Italia a Trieste. Sensazione, il vostro bilancio, soddisfazione? Com'è la situazione anche in vista delle qualifiche? Beh, in vista delle qualifiche non lo sappiamo perché restiamo abbastanza scaramantici, nonostante non sappiamo neanche quanto siamo in ranking adesso, ma ci va bene così. Per quello che riguarda la regata, siamo nel tempio della vela e purtroppo è stato brutto non disputare tutte le prove, solo 4, ma è stato comunque bello così. Ieri è stato molto divertente regatare le prime due con una bora, anche se calante, però è stato divertente lo stesso, e le altre due con questo termico che oggi purtroppo ci ha un po' deluso, non lasciandoci la possibilità di regatare. Adesso, che diciamo, dal punto di vista del vostro approccio a questa regata, dopo le altre due Coppe Italia, come arrivavate? Beh, arrivavamo sicuramente con la voglia di fare bene e abbiamo fatto, diciamo, quello che siamo riusciti a fare, però sicuramente si poteva sbagliare di meno, però siamo comunque contenti per il risultato. Alla ranking ci pensiamo dopo l'ultima prova dell'ultimo giorno. E quindi ci portiamo a casa un secondo posto, però poteva, con un piccolo rammarico. Bene, è come alzarsi da tavola, diciamo, sì, avevo ancora fame. Esatto, è meglio così. Senti, hai detto il tempio della vela, papà ti avrà parlato un po', sì, di, un no? Po', sì. Me ne ha parlato. Ieri abbiamo anche incontrato Vasco al circolo. È stato per noi come incontrare un calciatore famoso, un personaggio degli schermi televisivi. È stato strano e bello poter parlare con lui. Benissimo. Ciao ragazzi, a presto. Ciao, a presto. A presto, grazie.